prima voi, fate un pezzettino, poi andiamo, o vogliamo andare tutti di là direttamente, quindi dimmi tu come preferite riprenderli. Siamo risalti. No, però non è partecipato. È un grande piacere, è un grande onore averti qui stamattina. Una cosa importante che vorrei dire è che non vuole essere questa celebrazione sul Cuquarello una celebrazione bella, importante, ma anche un po' fredda, arida, un po', diciamo così, pensando a un passato splendido che non c'è più. Vuole essere invece una rivisitazione del passato, dando la possibilità poi di farla vivere nel mondo di oggi. Mentre invece se la musica ha una possibilità di sopravvivere è legata al fatto che deve aprirsi al mondo e alle altre esperienze. Se noi riusciremo a cogliere questa opportunità, forse tra 50 anni potremo ancora festeggiare Cuquarello e tanti altri. Ma è caso ho voluto che la mia insegnante di pianoforte fosse anche cembalista e quindi molto presto mi ha in qualche modo introdotto verso lo studio del clavicembalo, di questo strumento che in apparenza ha un suono così, diciamo, predeterminato, comunque privo di dinamica, ma che a me ha colpito proprio in quanto originale. E devo dire che l'idea, insomma, nel corso degli studi di poter eseguire brani come appunto Bach, clavicembalo ben temperato, che io avevo sempre sentito sul pianoforte, sullo strumento originale per cui erano stati concepiti, a me ha sempre affascinato e quindi ho poi intrapreso questa strada come percorso quasi, diciamo, unico nell'ambito musicale, quindi mi sono dedicata completamente allo studio della musica antica e del repertorio barocco. E devo dire che, insomma, questa scelta mi ha aiutato anche in altri ambiti, perché io poi ho intrapreso lo studio delle lettere antiche, quindi lettere classiche, anche questo antico, e l'approccio, diciamo, critico al testo, come può essere in ambito barocco e come è infatti in ambito filologico, latino e greco, mi ha davvero aiutato. E quindi devo dire che, seppur per state indipendenti, oggi mi ritrovo ad avere un metodo che funziona in entrambi i casi, quindi che mi ha formato come persona, se posso, diciamo, trarre un giudizio da tutti gli studi. Thank you.